Interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ha dell'incredibile. Tra le mura di un'antica chiesetta nel Veronese, pare che di notte si materializzino strani personaggi fuori dal tempo. Ma sentiamo i dettagli dalla nostra inviata sul posto. Buongiorno, intervistiamo i testimoni. Ci può raccontare cosa sta succedendo su questo colle? In effetti non è ben chiaro, è un evento più unico che raro. Di notte dentro la chiesetta si vede qualche lucetta e qualche strano bagliore che incute un po' di timore. Strani esseri fluttuanti che si aggirano con i turbanti. Ma dove ci troviamo? Spiegatelo ai nostri telespettatori. Siamo sul colle di Vestina Vecchia, dove c'era un bel vedere. Millenni or sono lì sorgeva un castelliere. I nobili Emo trasformarono l'antica fortezza in un'autentica bellezza. Da sempre questa chiesetta è stata meta di visitatori? Ahimè, nei secoli fu lasciata all'abbandono, dopo la peste, nella chiesa del patrono. Prima di essere rinfrescata fu ricovero, poi scuola, stalla, insomma un luogo molto povero. Dopo la peste ci furono i mani della calce e tutto il colle aveva bisogno della falce. Infine si è deciso di restaurarla. Quante ore a pulire gli affreschi di santi patroni e profeti pittoreschi. Là, sotto l'arco trionfale, sicuri di non trovare qualcosa di banale. Ora l'abside è un incanto sotto queste antiche mura dedicate al santo. Occhi al cielo, oltre le pareti, per scoprire chi sono quei profeti. Bene, vi restituisco la linea. Io rimango sul posto. Vi darò in seguito delle notizie sugli sviluppi di questa strana vicenda. Siamo in 8 dipinti in questa badia, ma noto è solo il mio di volto. Son Geremia, chi mai siete voi 7 ritratti fra queste pareti benedette? Io sono quasi certo, sono Elia, sei forse tu, Isaia? No, sono proprio dubbioso, forse questo luogo polveroso, dimenticato dalla storia, ci ha annebbiato la memoria. Che confusione, che babbele! Io sono Daniele, Ezechiele o Gioele. E tu, vieni qui, non andare via. Sei Sofonia o Malachia? Non ne ho idea. Forse sono Michea? Idea, facciamo un appello a chi ama l'arte e ama il bello. Non restate lì in panciolle, venite, accorrete al colle. Qui vi aspetta una meraviglia, è la storia che bisbiglia. Alla vostra anima, il vostro cuore e in invito lo splendore. A provare la vostra abilità per scoprire la nostra identità.